Gracias. Yeah. Non sono felice. Certo. Sembra sì. strano sì. che ci un pantalone dalla palestra? Sì. Questa è una maglietta da palestra? No, ma le magliette ma le trovo, tutte quelle vecchie ma no, i pantaloni. Eh, non molti. Ok, io ne ho tre. Va no. bene questo. Sì, va benissimo. Eu não sei para onde. É, Grazie a tutti. Aspettiamo qualche minuto vedere se arriva qualcun altro. Vi preannuncio che l'ospite previsto non c'è, quindi continuiamo con me a fare lezione. E perché sì, cioè, ecco Alessio Moroni ha scritto, ma non c'è di mia, io no, ci sono io. Perché slitta, vediamo quando. Perché Daniele Di Mario, al momento, è il capo ufficio stampa della Regione Lazio quindi incastrarlo non è facilissimo. Avevo un evento a Viterbo con un po' di consiglieri, e quindi mi ha scritto che non poteva stasera. Ma non c'è problema, tanto noi di mangiare ne abbiamo e quindi continuiamo con le nostre. Slide che mi sembra che siano state anche abbastanza stimolanti e divertenti finora. Questo ovviamente mi fa piacere. Allora, eh, io comincio a condividere lo schermo per capire più o meno dove eravamo arrivati. Dai, okay. Va bene. Dai, okay. Se ricordo bene, eravamo arrivati a questa slide qua. Vediamo se qualcuno <ride> è in grado di confermarmelo, questa su guanciale e pancetta, mi pare, però ditemi, ditemi voi se. Non più così però, che faccio, non vedo più. Aspettate. Sì, anch'io ricordo che eravamo là. Allora, okay, torniamo qua. Quindi abbiamo visto, così cominciamo la lezione. Abbiamo visto l'altra volta come sul web, sui social, ma in generale sul web, l'autoironia può essere un'arma importante. Vi ricordate, avevamo visto prima due casi che mi riguardano più personalmente questo di Giorgia Meloni con la campagna del 2014 e giocare appunto sull'autoironia su Photoshop e poi questo appunto di Roma Capitale che aveva a che fare con l'errore in inglese su cui io poi ho rigiocato appunto sull'inglese e il problema si è risolto e poi abbiamo visto come invece nel caso di Enrico Letta, a settembre diciamo provare a fare la stessa operazione con questo meme sul pancetto e guanciale non ha funzionato per almeno queste tre ragioni che abbiamo enucleato l'altra volta, cioè i toni drammatici della campagna che facevano un po' a cazzotti con l'autoironia e il riprendere un meme altrui perché era di questo tizio che fa che questa pagina, fa questa rivoluzione, e, ma troppo presto, quindi fondamentalmente sembrava fosse un post direttamente del PD e di Enrico Lette, appunto quanto Enricoletta, proprio, sia percepito come uno che può giocare con la propria immagine così facilmente, forse diciamo, non è autenticissimo. Adesso introduciamo un altro concetto interessante in comunicazione in generale che è quello degli archetipi. Eh, gli archetipi sono una categoria psicanalitica in realtà chiama Jung. Ma non entriamo ovviamente in quella versione lì. Eh, e che cosa sono gli archetipi? Sono dei tipi universali, cioè sono delle categorie che più o meno ricorrono in tutte le comunità. C'è qualche microfono aperto, vediamo. Da Tanta, ah. Ok. Um... E Sono molto utili nel brand storytelling, per esempio, cioè, le, le, lo vedremo tra un po'. Le aziende, quelle particolarmente i brand leader, diciamo, poi lo vedremo nella prossima slide. Giocano molto sugli archetipi e ci gioca anche la politica. Per esempio, torniamo a Salvini, che è stato un caso molto spesso analizzato in queste lezioni. Noi abbiamo visto Salvini almeno in tutte queste versioni qui, la versione Everyman, quindi la versione uomo comune. E questo la vediamo tutti i giorni, ogni volta che Salvini posta quello che mangia, da dove va sulla spiaggia, eh, quello che beve, quanto pesa sulla bilancia, dicendoci che ha dieta cose del genere, è più o meno un giocare con l'archetipo del sono come voi, mh? che abbiamo detto anche l'altra volta è diventato... Eh, diciamo un archetipo importante per la comunicazione politica dei leader di oggi mentre i leader di qualche decennio fa invece ci tenevano a dimostrarsi diciamo, superiori a noi in qualche modo Aldo Moro in spiaggia in giacca e cravatta l'abbiamo detto l'altra volta poi abbiamo visto spessissimo, specie appunto quando era ministro dell'interno la versione eroe, la versione che ha dietro, vedete questi tra parentesi sono dei valori, i valori del legame, il valore eh, della salvezza e quindi Salvini, ministro dell'interno, l'abbiamo visto in divisa in continuazione perché fondamentalmente eh, mentre i politici hanno da decenni un livello di fiducia piuttosto basso in tutto l'Occidente, eh, le forze dell'ordine e le forze armate hanno un livello di fiducia molto alto. E quindi associare in termini quasi di neuromarketing la mia immagine a quella di una divisa può essere diciamo, un'operazione eh, favorevole, non a caso anche Meloni e tutti i presidenti degli Stati Uniti, per esempio quando vanno a trovare le truppe eh, in missione all'estero, si presenta in mimetica. giustamente, è anche un segnale no, di essere un, di nuovo uno di voi. Mh? Eh, abbiamo visto il Salvini in versione innocente, che si basa appunto sui valori chiave della comunità, i rosario, Maria, eccetera, così eh, eh, come l'abbiamo visto in versione invece ribelle. Outflow, no? vuol dire ribelle, trasgressivo, in qualche modo trasformativo. Eh, la versione, per esempio, del papete, famosa, eh, col moito in mano, eccetera. E poi nella pandemia l'abbiamo visto in due versioni, una dopo l'altra. Questa che un po' richiamava il caregiver, quindi colui che si prende cura di te, cioè cercava di associare immagine agli archi di quel momento che erano infermieri e medici e poco dopo invece l'abbiamo visto in quest'altra versione, occhialino sempre in giacca e cravatta che è la versione saggio, che è la versione competenza, conoscenza. Ora la cosa interessante da notare è che mentre i politici appunto possono giocare con tanti archetipi anche simultaneamente, Salvini sullo stesso palco era uh, eroe innocente e magari ribelle nello stesso comizio per esempio eh, i brand tendono invece a associarsi a un solo i brand che funzionano a un solo archetipo perché quello fidelizza la clientela per esempio guardiamo questa rosa di brand è chiaro che se noi pensiamo ad apple immediatamente ci vuole un concetto di innovazione o il valore di innovazione è l'archetipo del creativo in qualche modo. Tutta la missione di Apple, almeno dal ritorno di Steve Jobs nel 97 quando lancia la campagna Think Different eccetera, è per noi Apple è un momento che serve a eh, dare la possibilità a tutti i creativi del mondo di dire la loro e di diventare qualcuno, di migliorare il mondo, diciamo. Così. Oppure se pensiamo a Walt Disney, automaticamente ci viene in mente la magia in qualche modo. La fantasia, la magia, il potere della, della fantasia. Se pensiamo ad Harley Davidson, immediatamente ci viene in mente il ribelle, no? Il tipico arleista è il ribelle, senza casco, in gruppo, sfida le regole, eh, e quindi il valore è la liberazione. E la cosa interessante è che, appunto, i brand leader tipo questi qui, se si distaccano dall'archetipo, perdono clientela. È successo. Alla Coca-Cola, quando provò ad inseguire la Pepsi, si inventò la New Coke. Quello è un caso interessante dal punto di vista del marketing: perché eh, la Pepsi organizzò un test nei centri commerciali americani, eh, fatto, fatto così. C'erano due bicchieri, uno c'era la Pepsi e uno la Coca-Cola, ovviamente i clienti non lo sapevano, quindi erano anonimi diciamo, i bicchieri. E dicevano ai passanti: assaggia questo, assaggia questo e dimmi quale ti piace di più. E, e vinse la Pepsi non solo perché aveva organizzato Pepsi, cioè vinse proprio la Pepsi. L Osservatori terzi dimostrarono che vinse la Pepsi. E la Coca-Cola c'è cioè cascata, tra virgolette. Quindi, caspita, la Pepsi, che è più dolce di noi, vuol dire che è preferita. Allora, inventiamoci una New Coke, ci cioè vuole una grande campagna pubblicitaria, eccetera, eccetera, sulla New Coke, dicendo che sarebbe stato il nuovo gusto. La New Coke fu un flop clamoroso, il più grande flop forse tra i prodotti di massa eh, mai registrati. Perché in realtà quello che è emerso dopo è che mezzo bicchiere contro mezzo bicchiere ci piace probabilmente di più la Pepsi perché è più dolce. Ma le, le bevande più dolci dopo un po' stancano e quindi in realtà poi preferiamo la Coca. E quindi <ride> la Coca-Cola è dovuta tornare sui suoi passi, e in quella fase lì ovviamente ha avuto un flop. Oppure la Levis che ha girato un po' tra che era brand leader dei jeans, a un certo punto comincia a inseguire vari archetipi, quindi nelle sue comunicazioni, nelle sue campagne, un giorno era ribelle, un giorno era creativo, un giorno era mago, eh, perde quote di mercato. La politica invece può giocarci parecchio. Perché? Perché fondamentalmente il brand politico ormai è il leader e le persone automaticamente incarnano tanti archetipi nello stesso momento. Io stesso nell'arco di una giornata posso incarnarne 6-7 di questi, no? o comunque giocare con 6-7 di questi. Che da un lato è un vantaggio, dall'altro è uno svantaggio perché non fidelizzi. E questo è un grosso problema della politica di oggi. Cioè, proprio perché io non incarno un modello coerente e di lungo periodo, magari nel breve ho i miei boom di successo, ma durano poco. E questo è un tema su cui sto riflettendo molto, diciamo, in questi eh, giorni anche qui sto scrivendo il mio prossimo libro. Continuiamo a ragionare di comunicazione anche abbastanza diciamo in generale. Per esempio questo è un concetto che magari chi di voi ha studiato comunicazione conosce già, l'effetto imbuto. Che cos'è l'effetto imbuto della comunicazione? E perché è ancora più importante oggi nella comunicazione politica e non. L'effetto imbuto della comunicazione ci dice questo, che chiunque di noi voglia comunicare a qualcun altro qualcosa, come io adesso con voi, nella mia testa io comunico il 100% di quello che ho in mente, cosa che non può accadere per varie ragioni. Mi sfugge qualcosa, eh, mi distraggo, non ho tempo, eccetera. Quindi in realtà riesco a comunicare se va bene il 70%, ok? Di quel 70, o meglio sempre a base 100, in realtà il ricevente riceve ancora meno il 50% perché anche lui si può distrarre, perché anche lui può non essere anche in grado di capire tutto quello che io dico capisce appunto a meno il 20, memorizza più o meno il 10. Questo dato scientificamente dimostrato vuol dire che ogni qualvolta che noi comunichiamo in pubblico, di quel 100 al nostro pubblico, se va bene, resta il 10. Quindi di 10 cose ne restano una. Se siamo bravi a catturare la loro attenzione e a farli a memorizzare. Nell'ecosistema della distrazione, come lo abbiamo chiamato noi oggi, in cui viviamo, probabilmente queste percentuali sono anche alte. E questo vi fa capire come fare comunicazione politica oggi vuol dire in realtà lasciare un'impronta, un impatto sempre e possibilmente tornare su quei concetti in continuazione perché altrimenti la memoria ci saluta. Un'altra cosa interessante che forse abbiamo già accennato. Quando comunichiamo in pubblico in maniera anche visiva, quindi non con un'intervista su un giornale o con un'intervista radiofonica, ma magari in TV o con un video uh, sui social o con un uh, diretta social, eccetera, che cosa conta di più? In, un, in una ricerca fatta negli anni eh, '50 emerse questo, che il verbal, la comunicazione verbale, cioè quello che noi diciamo, conta pochissimo. Poi diremo che forse non è così, e comunque le parole contano, però complessivamente conta poco. Conta molto di più la comunicazione paraverbale, che vuol dire il volume, le pause, i toni. Se io fossi monotonico, cioè una lagna continua, senza pause, senza picchi, e voi vaniviereste molto di più. Così come il non verbale. Il non verbale è tutto il linguaggio del corpo, da come mi vesto. Ah, se gesticolo, quanto gesti Per esempio, gesticolare cattura l'attenzione. Certo, se gesticolassi così mi distrarrebbe invece. Quindi, gesticolare il giusto, per esempio, nella comunicazione non verbale è importante. Quindi, voi capite che se queste percentuali sono vere, più o meno sono vere, è chiaro che, per esempio, se io devo pensare a un confronto tv, a un talk show o appunto anche a un video sui social, io devo partire da questo presupposto. Quindi, quello che dirò è importante. Certo, ma molto meno di queste due cose qui. Infatti quando mi è capitato da consulente di preparare che entro i confronti Sky ne ho preparati quattro, quattro diciamo contendenti diversi, io avevo sempre il problema che il candidato si preoccupava di questo, ma giustamente che dico se mi chiedono questo, che dico se mi chiedono questo, io dicevo guarda è l'ultimo dei problemi, perché arriveremo a un minuto di risposta su qualunque tema, prepariamoci a quest'altro invece che è molto più importante. E ve lo dimostro così, se noi, adesso, se noi adesso ci vedessimo in qualsiasi confronto tv di tutti quelli che hanno fatto su Sky, porta a porta, quello che vi pare, tra due o cinque, sei candidati, ancora peggio, a fine confronto noi non ci ricorderemmo una sola proposta di quei candidati, neanche una, mentre ci ricorderemmo grossomodo l'immagine che ci hanno dato. Quindi il confronto tv in realtà serve a dare un'immagine della tua candidatura. e Comparata con gli altri, per questo è un confronto e per questo è importante. Ah, quello è più simpatico di, que di quell'altro, oppure è più competente, oppure hai visto meglio gli ha Hai visto quanto è fico. Questo resta dei confronti TV, molto più delle proposte. Poi, certo, il verbale non è che non conta, ci sono dei libri: c'è un libro molto bello di un consulente americano che si chiama Words at Work, quindi parole che funzionano, ed è peraltro l'autore, si chiama Frank Luns del contratto con gli italiani di Berlusconi. In Italia c'è tanta gente che dice che ha fatto lui il contratto di gli... In realtà è un'idea di questo consulente americano che l'aveva già fatta nel 94 per i repubblicani statunitensi contratto di American People, ma quello con Berlusconi riuscì ancora meglio perché era più sintetico, perché c'era un leader solo, non era per il partito, e lui dice: Attenzione alla scelta delle parole. Perché appunto, per esempio, contratto è una parola chiave in quel caso su cui costruisci una narrazione. Oppure vi faccio un esempio: nell'ultima campagna delle regionali Lazio cui ho preso parte anch'io come consulente, avrete notato che eh, Gualtieri parlava di termovalorizzatore, Bianchi che era contraria parlava di inceneritore, Rocca che era una via di mezzo parlava di termocombustore. Non è un caso che abbiamo scelto tre formule diverse, okay? perché termovalorizzatore vuol dire che punti su valorizzatore e quindi sei a favore di quell'opera. Se invece lo chiami inceneritori punti sulla cenere, che dà subito un'idea di inquinamento, ok? E quindi diciamo dai l'idea di... Vedere. Come? Non so se era un... Perché sto usando il cellulare come hotspot, mi sentite tutto regolare? No. Ora sì, due. adesso sentiamo. Perché ho ricevuto una telefonata, sto usando il telefono come hotspot e quindi era crepata la connessione. Quindi, sì, ri... Si sente bene. Eh, però mi avete seguito sul termovalorizzatore, eccetera? Sì, sì. Allora. Oppure pensiamo ai giorni proprio questi, al, al gay pride di due settimane fa. Scoppia una polemica su uh, la, Rocca, sulla regione Lazio, col Gay Pride, perché? Perché la regione dà il patrocinio, cosa che ha sempre fatto in realtà, poi uh, immediatamente uno degli organizzatori del Gay Pride fa un comunicato che dice bravo Rocca che è contro il governo e che è a favore della gestazione per altri. Ora, al di là della polemica in sé, che è nata proprio da questa diciamo, strumentalizzazione politica voluta, Gestazione per altri è la formula che si usa per chi è a favore della maternità surrogata, che è la formula neutra, chi è contro invece che dice utero in affitto. Vedete che le parole contano. Quindi diciamo A destra normalmente si chiama utero in affitto, a sinistra ormai si chiama gestazione per altri, quelli che stanno in mezzo più o meno maternità surrogata. Quindi le parole contano perché evocano immagini. Però sempre 7%, eh, nel senso che di fronte a... Quindi sono molto più importanti, per esempio, un'intervista su un giornale, sono importanti un'intervista radiofonica. Sul visual diventano meno importanti. Nel contesto complessivo, io catturo l'attenzione con altro, poi quelle parole peseranno, certo, ma catturo l'attenzione con altro. Meglio, ovviamente, se ragioni su tutto 100%, sul pacchetto completo. Um, Altra cosa interessante, quante cose ricordiamo? Ci Sono stati fatti un sacco di esperimenti su questo. Io, tra l'altro, oggi sono ospite di una, di una mia amica che è un neuropsichiatra, queste cose le fanno proprio loro. Allora, quante cose ricordiamo? Come si fa? Si fanno dei test banalmente per vedere la memoria breve, quanti concetti, quante immagini, quanti numeri si ricorda. C'è un famosissimo esperimento degli anni '50, anche questo mi pare il '56, che si chiamò, lo chiamarono, la teoria del numero magico. Uh, magic number proprio, che era 7 cioè praticamente avevano scoperto banalmente con il 56 che mediamente le persone ricordavano sette oggetti concetti numeri immagini mediamente quindi alcuni 5 alcuni 9 ma insomma 7 era il numero infatti ricordo che una volta parecchi anni fa quando il centrodestra era in ritardo nello stilare un programma elettorale non mi ricordo di quale elezione Berlusconi disse: fate sette punti, secondo me non era casuale quei sette punti. Perché normalmente ne fai dieci, decalogue. Invece disse sette perché secondo me qualcuno gli aveva messo come, dire, come pulce nell'orecchio, che oltre sette non bisognava andare, e ce n'erano di questi cose. Ricordo anche di consulenti o assessori con cui collaborativo che dicevano facciamo il manifesto, ma non oltre le sette parole, perché c'era sto sette che tornava. Vabbè, fatto sta che. È stato rifatto tale e quale questo esperimento qualche anno fa per vedere se la nostra memoria in qualche modo è peggiorata in questo delirio in cui siamo immersi. E in effetti è peggiorata. Cioè adesso la media è tre fondamentalmente. Cioè noi ci ricordiamo a breve tra due e quattro oggetti. E i ricercatori a fine report dicono meglio se state verso il limite basso della forbice, cioè due. E qui torniamo a Berlusconi però, De, di tutte le campagne di decenni fa noi ci ricordiamo, se io vi dico aboliremo l'Ice, aboliremo l'Imu, restituiremo l'Imu, ce le li ricordiamo, perché lui puntava su una cosa e ce la sparava diciamo in dovena finché no, non ce la potevamo più dimenticare, di quelle stesse campagne elettorali noi non ci ricordiamo una sola proposta di nessuno. Perché lui ha molto chiari già diciamo questi, questi concetti. Mentre ancora ricordo che dieci anni fa, ma anche, forse anche meno, altri politici figli, se vogliamo, della Prima Repubblica, facciamo il programma elettorale da 300 pagine con 2000 proposte. Perché? Non ha senso. Uno non li legge nessuno, e eh, va bene. Due non ne memorizzi nessuno perché è un diluvio informativo e distraente. Quindi alla fine. E deve esserci molto chiaro che noi dobbiamo scegliere un messaggio emotivamente impattante che cattura l'attenzione e alla fine con una grande proposta. Poi a corollario ce ne saranno altre, ma quelle servono ai giornalisti, servono appunto a fare il programma, ma il cittadino, l'elettore, sia quello da mobilitare, quello nostro, sia quello da convincere, quello diciamo incerto, è da una cosa sì e no si fa prendere. E eh, quello ovviamente deve derivare da analisi di dati, segmentazione, ne parlerò magari se non oggi, alla prossima lezione. Una cosa interessante sulla memoria è questo: lo storytelling, che è un concetto che in questi anni, specie dopo Renzi, è diventato di moda, è stato anche inflazionato a causa di Renzi. Non si può manco più nominare lo storytelling perché pare che vuol dire, voglia dire sparare bufale o cose del genere. Non è così. Storytelling è una forma narrativa. Ed è molto importante. Guardate questo esperimento fatto negli Stati Uniti e ripreso tra l'altro da un documentario di che sta su Netflix. Facendo lo stesso test sulla memoria breve, con dieci parole in inglese, praticamente davanti a un campione di X persone, sono state lette queste dieci parole. Gli hanno chiesto, ce le ripetete queste dieci parole? Solo uno su dieci, più o meno, se le ricordate tutte e dieci. Inserendo queste parole in un racconto, guardate come cambia la percentuale. Quindi lo storytelling è molto utile in comunicazione. Cioè, raccontare le cose o inserirle in una forma di racconto inventata funziona molto perché cattura l'attenzione facilmente, crea engagement, cioè ti identifichi facilmente in quello che stai ascoltando e lo memorizzi molto più facilmente. L'aneddoto te lo ricordi. Esempio di grandi proposte politiche bruciate perché non erano sotto forma di storytelling. Io ne ricordo una che poi bisogna vedere se era vera o no, però insomma, Corrado Passera quando fondò Italia Unica un po' di anni fa che è durata pochissimo nella settimana, fondamentalmente in cui aveva lanciato il partito è stato invitato in TV in continuazione e lui dovunque andasse alla domanda chiave, vabbè, ma tu che c'hai in mente per gli italiani? E lui diceva, io ho un piano di taglio del debito pubblico di 200 miliardi di euro. È una botta amicidiale. Cioè, era una signora proposta. Peccato che detta così allora, gli italiani non sanno mediamente cosa sia il debito pubblico, né gliene può fregare de meno, cioè sai benissimo se è il debito privato, quello sì. Ma il debito pubblico è sofisticato come concetto, cioè pensare che lo Stato paghi 100 miliardi l'anno di interessi sul debito e che quei 100 miliardi non vanno alla sanità, non vanno alle pensioni, è molto sofisticato, non ti arriva. Quindi, se tu hai davvero un piano serio di riduzione di 200 miliardi di debito pubblico, non dovrai mai presentarlo così. Dovrei dire che, grazie alle tue proposte, la signora Maria che eh, avrà una pensione di 300 euro in più al mese, perché la signora Francesca che insegna eh, avrà uno stipendio. Di... Questo, questo sì che arriva. Che era per esempio il metodo renziano di quando Renzi funzionava. Però non vuol dire appunto che siano balle o che siano, appunto, perché alla fine purtroppo questo concetto è diventato questa roba qui. No, vuol dire che è una metodologia di presentazione delle cose che è molto efficace. Non a caso anche i libri. Scientifici spesso ormai aprono i propri capitoli partendo da un racconto, da una storia successa che aggancia il lettore e poi ti spiega quello che quella storia diciamo ti vuole dire. E prima non era così. Quindi ormai è un metodo insomma, che va mh, assimilato. Adesso per dimostrarvi quanto è potente lo storytelling e quanto può essere forte, anche senza usare una sola parola, perché si può fare visual storytelling o anche audio storytelling, meglio se insieme. Vi faccio vedere, spero che l'audio sia buono e il volume sia abbastanza alto per voi, questo spot pubblicitario di qualche anno fa della marca Under Armour, che è una marca di articoli sportivi, mi pare sia uno spin-off della Nike, eh, con protagonista Michael Phelps, nuotatore nuotatore a dir poco, anzi, comunque un colosso appunto storico del nuoto, che era reduce all'infortunio, rientrava per fare l'ultima Olimpiade e quindi si inventano dietro questo Storia, questo spot, adesso ce lo vediamo insieme e vedrete che non c'è appunto una sola parola se non il payoff finale, la frase finale che è ovviamente è molto bella, però ditemi se non è emozionante, se non è impattante questo spot e se non è appunto di fatto un racconto. di cinema al buio audio pazzesco video pazzesco mi cadeva mi cadevano le lacrime da sole ok perché chiaramente col giusto volume con la giusta atmosfera nell'ambiente giusto le emozioni sono esplodono letteralmente chiaro che visto così a volume basso è tutta un'altra cosa ovviamente poche parole ma potentissime nel periodo finale quindi quello che fai al buio che ti porta alla luce cioè al palcoscenico quello che diceva Michael Jordan ho sbagliato 9000 tiri in carriera se no non sarei mai diventato Michael Jordan ecco. che è anche un bellissimo messaggio ovviamente però voi capite che quindi fare comunicazione è sempre stato così ma mai come oggi con le tecnologie che abbiamo a disposizione con le conoscenze che abbiamo di come funziona il cervello che prima non avevamo unire le giuste immagini la giusta musica e qua è fondamentale se arrivate senza musica non dice niente questo video ok e può creare l'ira di Dio, cioè può creare una capacità di mobilitazione, di cattura appunto emotiva, eh, in questo caso del consumatore, politicamente diremmo dell'elettore, che è tanta roba, diciamo, questo chiaramente in America lo fanno anche in politica, in Italia per varie ragioni fatichiamo, siamo in ritardo, c'è un'idea della politica ancora più arte che scienza, quindi più fiuto che tecniche e così via anche un problema economico indubbiamente perché la politica in Italia da, specie da quando è stato abolito il finanziamento obbligo ai partiti oggettivamente fatica ad avere risorse per fare campagne di, di questo tipo, non ne parliamo di un capolavoro, ma anche in generale di altro tipo vi faccio un esempio banale per farvi capire Beh, a parte potrei farlo già numerico le campagne presidenziali americane cubano complessivamente ormai 6-7 miliardi di dollari di campagne Cifra incredibile, ma nello specifico potrei, come dire forse fa ancora più impressione. Che ne so, Bush senior contro Dukakis nell'88, quindi stiamo parlando di una vita fa. I consulenti di Bush, che erano un trio omicidiale, Roger Reyes, Lee, Atwater e l'altro, non mi ricordo, sono tre grandissimi consulenti americani, vedono che. A po poco tempo dal voto finale, Bush senior era a meno 16 nei sondaggi da Ducati. Cioè Bush senior non funzionava minimamente come campaigner, diciamo. Sul palco era moscio, eh, in TV non ne parliamo, non funzionava. Ok l'eredità di, di Reagan era pesante invece era un lo chiamano The Great Communicator quindi diciamo, prendere l'eredità di Ronald Reagan era complicato allora che fanno giustamente loro dice vabbè qua non c'è verso di trasformare Bush in un fenomeno ammazziamo Dukakis cioè, l'unica strada è abbattere l'avversario non in maniera diciamo immorale però che hanno fatto hanno stanziato un milione e duecentomila dollari di allora 88 per ingaggiare 100 ricercatori e metterli a scandagliare tutto su Dukakis, producono 312 pagine di libro banalmente su tutto il passato di Dukakis, personale, politico, ecc. tutte le contraddizioni, tutte le uscite che ha fatto, eccetera, lo danno alla stampa, lo danno ai volontari e dalle cose più importanti su cui puntare 3-4, ci tirano giù 3-4 spot TV dove investono su ognuno 20 milioni di dollari e Bush vince le elezioni. Okay. è chiaro che i soldi ai aiutano però c'è anche un'idea molto professionalizzata appunto della politica chiamo i ricercatori non chiamo i volontari di partito utilizzo i dati non utilizzo il fiuto quindi su questo secondo me noi ci abbiamo da lavorare ancora un po' altra cosa che è cambiata negli anni come leggiamo questo ormai lo sappiamo molto bene noi leggiamo a f o a scanner, cioè leggiamo i titoli, Beh, perché i giornali fanno titoli incredibili, perché il titolo cattura l'attenzione, spesso l'articolo non lo leggiamo, talvolta addirittura, e quello sì in maniera molto scorretta, nel titolo c'è una cosa e nell'articolo c'è un'altra, <ride> okay. il clickbait che cos'è sui social è un titolo che cattura l'attenzione, banalmente. Quindi diciamo noi ormai leggiamo così, oppure a scanner, che vuol dire che... Leggiamo un po' di parole sparse e poi più o meno c'è un'idea dell'articolo. È rarissimo che uno di noi si legge magari un articolo long form di quelli lunghi dalla prima all'ultima parola. Perché? Perché abbiamo l'impressione che perdiamo occasioni, che perdiamo tempo. Chissà che sta succedendo intanto, io sto qua a leggere un articolo lungo, questa è ormai l'impressione no? che abbiamo. Poi in realtà non sta succedendo niente, <ride> quindi potremmo e dovremmo approfondire però la sensazione di questo diluvio informativo ce l'abbiamo e quindi non vogliamo mai perdere occasioni, eh, magari appunto apparentemente perdendo tempo in letture lunghe. Questo è fantastico. Per quanto restiamo concentrati, anche qui, anni fa, non molti anni fa, viene fatto un test da gli stessi che vedremo adesso, Google, Microsoft, sono quelli più interessati alla nostra attenzione, ci campano fondamentalmente e scoprono che l'essere umano si distraeva ogni 12 secondi, quindi ogni 12 secondi qualcosa ci distraeva. L'hanno rifatto recentemente, è diventato 8 secondi, e pensate che il pesce rosso, che forse è l'animale più stupido della Terra, diciamo, ha una tenuta e la di 9 secondi. Quindi Questo non vuol dire che il pesce rosso è più intelligente di noi, ma è più concentrato, noi, è più focused di noi. Infatti è stato fatto un libro qualche anno fa, da un autore italo-francese, La civiltà del pesce rosso, vedete, piccolo trattato sul mercato dell'attenzione, perché il pesce rosso, per certi versi, ci frega dal punto di vista della concentrazione. Quindi, questo che vuol dire, uniamo questi due dati, ogni 8 secondi. Scusate, mediamente, mediamente, micro... di... mi, mi sono sentito. Iniziato, non so se... eh, due, dato famosissimo, ripreso anche dalla pubblicità recente della Cupra Formentor. no? quella sui sette secondi, i maledetti sette secondi, cioè noi dopo sette secondi facciamo un'idea di qualunque cosa, di una nuova persona, di un concetto, di un personaggio pubblico, eccetera. Quindi noi abbiamo tra sette e otto secondi per catturare l'attenzione di qualcuno e lasciargli un segno potente. Quel segno, se non è positivo, invertirlo, perché se comincia a farsi una convinzione, e ribaltarla è un lavoro enorme, perché diventiamo tifosi di quella convinzione, per pigrizia, per abitudine, per orgoglio, per tante ragioni, che magari più avanti vedremo. Altro concetto che ha a che fare con l'ecosistema mediale di oggi, il confine tra reale e percepito, il confine tra fiction e verità. Al di là delle fake news, che sono un capitolo a parte, ormai dei fake video, anche no, del, del, dei, dei deep fake, quindi diciamo... Ci sono delle app ormai in cui tu puoi fare un video benissimo con la voce tua, la faccia di Obama, il corpo di Berlusconi, cioè puoi fare quello che ti pare. Ok, e abbiamo visto quante cantonate anche la stampa professionistica ormai prende, no? Da Formigli durante la guerra hanno proiettato un'immagine di un videogame come se fosse l'Ucraina, cioè abbiamo, abbiamo visto cose di questo tipo, va bene, però per capire perché accade questo. Al di là appunto della distrazione, della non verifica delle fonti, sempre per fretta, eh. ci sono delle cose un po' più profonde, sempre che hanno a che fare con la nostra capoccia cioè, e tutto là, cioè il protagonista, la protagonista delle mie lezioni, in questi, queste quattro lezioni dire, qua dentro. Okay. Allora, qualche anno fa, uno dei tanti sgomberi di un edificio occupato a Roma, Piazza Indipendenza, occupanti, mi pare, lì, polizia mandata a sgomberare. Non volevano uscire, non volevano abbandonare l'edificio, parte una specie di guerriglia urbana, estintori, di tassaiola, eccetera, dirette televisive, che succede in questi casi, sui social, che partono le due tifoserie, quindi c'è cioè, chi era chi è? con la polizia, chi era con gli occupanti, insulti a gogo -go per ore e ore e ore, finché non esce questa foto. Questa foto, in qualche modo, è una pillola psicotropa, cioè ha calmato, è stato un valium un po' per tutti, no? Perché un oxana, un ansiolitico diciamo, perché? Perché è una, è una foto, ripeto, però fa partire quello che vi dicevo con le foto opportuni, un racconto nelle nostre teste. Io vedo quella foto e dico, oh, vedi quanto è bravo questo poliziotto che ha capito che invece bisogna fare così, non bisogna fare colà. No. Mica è detto, nel senso che questa foto è, nuovo, è un fermo immagine, magari il momento dopo chissà che succede, o il momento prima, noi possiamo sapere. Infatti, perché ho scelto questa immagine qui? Perché il giorno dopo, sui giornali peraltro tendenzialmente vicini alla destra, uscì, libero il tempo credo. la storia recente di questo poliziotto buono che era stato uno dei protagonisti della famosissima macelleria messicana della Diaz del 2001, cioè sì, uno degli episodi comunque più controversi e più brutti della storia della polizia di Stato, nella storia appunto della polizia di Stato. Che vuol dire che in realtà non era buono ed era cattivo? No, vuol dire banalmente che seguiva ordine in un caso e nell'altro e che la realtà è molto più complessa di un fermo immagine. Ma noi da quel fermo immagine l'avevamo fatto santo, era diventato diciamo, la soluzione del problema no? e, e in qualche modo banale anche. Ci voleva tanto a capire che no, bastava fare così, no? È, una, è un fermo immagine. Oppure, caso un po' più pop. Starsky e Hatch, per i più diciamo, maturi di voi, se lo tele, telefilm famosissimo poliziesco americano, che in Italia pure ha fatto i numeri, vengono premiati qualche anno fa, ovviamente molto più anziani, a Cannes. E l'attore che interpretava Hatch è in sedia a rotelle, come vediamo da questi immagini. Ovviamente scatta la foto opportunity. Starsky, che lo spinge, che chiamo così perché non li sono i nomi veri, Hatch in sedia a rotelle. E ovviamente che narrazione è partita da questa foto, ma che carini, non si sono mai lasciati, una vita insieme, ovviamente non si vedevano a 30 anni, Lo sono arrivati hanno preso il premio, eh, eh, occasione per foto opportunity, ma funziona la foto opportunity proprio perché fa partire quel racconto lì. Andiamo avanti, qui raggiungiamo vette, però attenzione, non sono... Non, mi, non pensiamo che queste cose a noi non capitino, perché quello pure è pure un bias cognitivo, no? che si chiama third person bias, cioè vuol dire sempre che sì, vabbè, ma gli altri a me queste cose non succederebbero. No, cioè, non capitano a tutti. Allora, serie TV Breaking Bad su Netflix o anche Better Call Saul, che è uno spin-off di Breaking Bad, sono serie TV americane molto di successo. All'interno di quella serie c'è una polleria che si chiama Lo Spoglio Sermanos, che ha questo logo qui. Che ovviamente è inventata, non esiste questa polleria, non è McDonald's. Ed è, nello specifico, la, appunto la, la, la rosticceria, polleria di questo signore qui, che ovviamente è sempre un personaggio della serie, che si chiama Gus Frings, che è un narcotrafficante, però tra gli eroi negativi piacciono, le vabbè. Che succede? Che a Milano, qualche anno fa, una rosticceria ottiene il diritto di usare questo marchio e brandizza la rosticceria come se fosse lo Spoglios Hermanos. E questa è la fila per entrare in quella rosticceria quel giorno lì, razionalmente, cosa è cambiato dal giorno prima in quella rosticceria? Il pollo è lo stesso, il proprietario è lo stesso, e chi ci serve è lo stesso. Gli ingredienti sono gli stessi, il menù è lo stesso. Non è cambiato niente. Perché me ne devo sparare dieci ore di fila? Perché, e questo si chiama marketing esperienziale, tutte queste cose, insomma, che, questi termini fichi che sono stati inventati in questi anni. In realtà io mi sento personaggio della serie, entro in un mondo virtuale che mi gratifica, faccio il selfie con dietro quel, quel logo e è figo, io e Gasprings, no? nella rusticceria. E sono pronto a fare ore e ore di fila per questa roba qui. Che vuol dire che il percepito di nuovo domina il reale. Altro caso, questa è una serie italiana, mi pare, Rosi Abbate si chiama, con, con Giuliana Michelini, andava in onda sul canale 5, roba di mafia. So, a un certo punto esce un numero di telefono, un bigliettino col numero di Rosi Abbate, presunto, qua è coperto, ma nella, se nella serie era per intero. E non avevano verificato gli autori se esistesse o meno questo numero, ed era di un povero Cristo di Torino che tutta la notte. È stato insultato da Mentale che chiamava, ha convinto di parlare con un boss della mafia. Questo qua, che neanche l'aveva vista, la, la serie, è cascato dalle nuvole. Dice, ma che volete da me? No, bastardo, la devi lasciare stare, e cose del genere. Bene, ripeto, può sembrare una follia, a noi non capita, ci mancherebbe. Mm. Occhio, perché appunto, magari a questi livelli no. Però qua sicuramente questa, una roba del genere ci può capitare, come? Mm? Se siamo malati per quella serie, per se siamo fan. Mm. A me no perché io odio le file, se c'ho tre persone in fila già non vado da nessuna parte, è un caso patologico. Però questo è cioè, già più raro, però ci fa capire come il, è, sia blended, sia come dire un cocktail ormai reale e virtuale. E ve lo dimostro in quest'ultima cosa che una, se non la sapete è una ficata pazzesca. Allora, siamo calmi ma non chiamiamo, e non chiamiamo il 911. Che cos'è il 911? Ditemelo voi. 911 911 Aprite il microfono, se non vi sento. Polizia, polizia negli altri paesi esteri. Numero, numero di emergenza. È il numero unico di emergenza americano. Da qualche anno è anche italiano. cioè non lo fate perché io l'ho fatto perché da ricercatore bisogna fare i test e la polizia mi ha cazziato. Se fate il 911 vi risponde il nostro numero unico emergenza. Perché? Perché anni fa già il Viminale si è reso conto che un sacco di gente italiana in difficoltà non si ricordava i numeri nostri e si ricordava questo. E faceva il 911. E quindi giustamente hanno deviato la chiamata sul numero unico emergenza nostro. E perché si ricordava il 911 e non i nostri? Perché le serie TV e i film americani sono... Sempre pieni di chiamate al 911, anche per una tradizione culturale. In America, vuoi che non ci sia una serie, o un film in cui non sparano? Non esiste. In cui non ci siano morti? Non esiste. Così come Beres, tutti i caratteristici culturali, un po' rispetto a loro, nelle serie nostre, quando parte un colpo di pistola, è quasi un effetto speciale. Diciamo. Quindi il 911 è molto protagonista. Nell'immaginario americano e siccome ormai noi consumiamo serie TV il 90% proveniente da lì, eh, ci ricordiamo molto più facilmente quello che i numeri nostri, anche perché i nostri hanno cambiati negli anni 112, 113, 116 e così via. Va bene. Però ci fa capire appunto come il percepito poi appunto va a incidere pesantemente sul reale. Ma perché adesso facciamoci questa domanda? la società più alfabetizzata e istruita di sempre, che indubbiamente è così la nostra, sembra piena di creduloni, fake news, post-verità, concetto introdotto qualche anno fa, complotti, pare che ci sia esplosione, complotti di colpo, no? si spiega, non è un'esagerazione, si spiega. Allora, due premesse che dobbiamo fare per capirle. Come funziona la mente umana e lì un po' di cose le abbiamo già dette. Come funzionano le società umane? Partiamo dalla società. Cosa contraddistingue la specie umana rispetto alle altre specie animali? Diverse cose. Normalmente diciamo quelle più richiamate sono la cultura, ossia la capacità di accumulare sapere e conoscenza. La cultura dei cani, non la sappiamo, o dei gatti. Quindi. La capacità di pensare in astratto, che è molto importante. Quindi noi possiamo dire come ti immagini tu tra vent'anni? Come immagini la specie umana tra vent'anni? Due cani che si incontrano difficilmente possono fare questo tipo di ragionamento, ma la cosa per esempio su cui insiste molto lo storico israeliano Yuval Noarari, autore di Sapiens, di Homo Deus, eccetera, è la capacità di far cooperare gruppi immensi di individui come sulla base di credenze condivise. E ovviamente questo significa poter pensare in astratto, cioè solo pensando in astratto puoi creare credenze condivise, quelle credenze tipo lo Stato, la patria, le religioni, eccetera. Quelle credenze lì cementano le comunità e tengono insieme i gruppi, anche enormi gruppi. Pensate, ci sono credenze condivise universali, letteralmente. Cioè Se io vi dico, che cos'è questo? Voi direte, 50 euro, ok? E io potrei dirvi no, è un pezzo di carta tecnicamente questo è un pezzo di gara diventano 50 euro perché c'è una credenza condivisa praticamente universale che è il denaro e che permette di far cooperare il mondo intero su una credenza condivisa se no stavamo ancora con pecore capre baratto ok qui le credenze condivise sono fondamentali ora qual è il problema che Appunto, cosa fanno le credenze condivise? Cementano le comunità, solidificano le identità. Se tutti crediamo nello stesso Dio, nella stessa patria pesantemente, magari nella stessa ideologia, magari nello stesso partito, la comunità, e sono anche barriere psicologiche verso tutto ciò che è ignoto. Le spiego con quelle credenze. Se le credenze condivise diventano deboli o troppe, post verità, si moltiplicano. La verità, appunto, la bussola impazzisce, la società comincia a polarizzarsi, a frammentarsi e a credere in un sacco di cose diverse. Okay? Facciamo questo esempio, proviamo a catapultarci con una macchina del tempo nel Medioevo, incrociamo un servo della gleba, che è ovviamente è analfabeta per definizione, molto meno attrezzato culturalmente di noi e proviamo a dirgli ma capito ma che fai ribellati al tuo signore ma ti rendi tu hai gli stessi diritti suoi tu sei comunque insomma, un essere umano con diritti umani fondamentali quello dice ma che vuoi fondamentalmente cioè, come risponderebbe il servo della gleba il buon dio ha voluto così capite cioè la verità a tutto ciò che per lui era ignoto avrebbe risposto così perché le sue verità magari non erano verità ma erano molto solide salde ok come le sue comunità e come le sue identità. La verità è sempre un concetto anch'esso da condividere e da interpretare insieme. No? La realtà è un'altra cosa, io tiro un pugno per terra, il pavimento esiste, punto, è vero, sì, certo, ma la verità come concetto è sempre un concetto condiviso. E ci arrivi prima a condividerlo con le credenze condivise. Se invece queste credenze cominciano a saltare, mh, allora siccome noi siamo noi postmoderni o tardo moderni, abbiamo messo in discussione tutte le credenze stabili che ci hanno caratterizzato per secoli, prima le religioni, poi le ideologie, la patria. Ma immaginate oggi no, andare da un ragazzo diciottenne eh, e dire vai a morire per la patria, a ah, mori tu ti rispondi, <ride> mediamente, diciamo. Cent'anni fa probabilmente il tipo di reazione sarebbe stato diverso. I partiti, non ne parliamo, che fine hanno fatto? Le famiglie, almeno a partire dagli anni 70, come sono cambiate? La scuola. E dopo la pandemia, pure la scienza non è che se la cava benissimo, anche perché abbiamo chiesto alla scienza di fare qualcosa che la scienza non poteva fare. La scienza campa di esperimenti, e noi abbiamo chiesto, no, dacci subito la soluzione. Ah, e allora a che serve questa scienza? Quindi, mettendo in discussione tutte queste credenze stabili e le conseguenti istituzioni, la società si è individualizzata, le verità si sono individualizzate pure. Eh? E quindi, come diceva Chesterton, già nel XVI secolo, da quando l'uomo ha smesso di credere in Dio, non ha smesso di credere, ha iniziato a credere a tutto quanto. Così nasce, diciamo, la postverità. Perché noi abbiamo un bisogno fondamentale di credere, come animali sociali, come eh, coloro che come diciamo, hanno il terrore, del... hanno loro vacui. Quindi, tutto quello che è ignoto a noi non piace. Quindi, io devo credere a una cosa che tappi quel problema. E che mi dia la soluzione, no? E si chiama bisogno di chiusura cognitiva. Se una cosa non la so, la devo chiudere in qualche modo. E prima la trovo, sta toppa, è meglio, e sto più tranquillo. Quindi, noi siamo portati a credere per forza, ma quando por siamo portati a credere in credenze condivise, beh, queste diventano un filtro alle non verità, chiamiamole così. E quando invece queste credenze si frammentano, anche le verità si frammentano banalmente. Andiamo alla mente umana. E poi chiudiamo oggi questa slide. Si intitola L'errore di Cartesio, che è anche il titolo di un libro del 94 di Antonio D'Amasio, che è un grande neuroscienziato di origine portoghese. Perché lui l'ha chiamato L'errore di Cartesio? Perché il sogno di Cartesio era questo. Dice allora: emozione e ragionamento sono due cose alternative. Così la pensava Cartesio, ma così la pensavano pure gli esseri umani fino a qualche anno fa. In cui la prima porta a decisioni irrazionali, cioè le emozioni. E quindi va isolata. Quindi il sogno del razionalismo, dell'illuminismo, del positivismo era isoliamo queste emozioni che ci depistano, usiamo solo il nostro cervello logico, razionale, deduttivo, eccetera, così prendiamo decisioni migliori. Ecco, in realtà, per certi versi, molto limiti, casi molto limite. Questo ragionamento funziona. È il caso del sequestro emozionale, cioè quando andiamo nel panico, immaginate una piazza piena di gente come è successo a Torino durante la finale Coppa dei Campioni del 2017: no? urlano, c'è una bomba, la gente comincia a calpestarsi perché va nel panico, non ragiona esattamente, viene mossa. Quindi c'è un sequestro emozionale. Da parte dell'amigdala che, che gestisce le emozioni sulla neocorteccia cerebrale, che non funziona più, non riesce a spegnere questo fuoco e ci fa fare azioni irrazionali, spesso anche dannose. Ok, ma è un caso limite. C'è anche il limite opposto, quello che io chiamo il sequestro razionale, cioè. Se recito i collegamenti tra, perché il cervello in realtà c'è cioè, per diversi pezzi, adesso lo brutalizziamo così, sistema limbico, che lo chiamiamo il regno delle emozioni, e i lobby prefrontali, che sono quelli invece razionali, io non ottengo, quelle che pensava Cartesi, decisioni perfettamente razionali. Addirittura ottengo decisioni antisociali. Perché? Perché non riesco a sentire quello che provano gli altri e quindi a valutare le conseguenze sociali delle mie azioni. Questo fu dimostrato da tanti esperimenti, tra cui quelli che riporta Damasio nel suo libro, ma c'è un caso storico molto famoso americano da cui parte proprio quel libro, che è il caso di Phineas Gage. Phineas Gage era un operaio delle ferrovie americane, giovane, in forma, eccetera, cioè a metà 800, stavano lavorando nel Vermont per le ferrovie. C'era un masso da far saltare in aria con la dinamite, con la polvere da sparo, quello che era. Loro che facevano trapanavano, tra virgolette, una, la roccia, ci infilavano la polvere da sparo con un'asta e poi la facevano brillare. Mentre lui spinge con l'asta, parte una scintilla e quindi esplode tutto e l'asta gli si conficca qua dentro e gli esce da qua, fondamentalmente, con un buco in testa di 5 centimetri e che crolla per terra. Tutti convinti che sia morto, ovviamente. E invece, dopo mezz'ora. Anzi, dopo due ore, fine a sgheggio, era quello di prima, con un buco così in testa, ma era quello di prima. Camminava, riconosceva tutti, sapeva contare, si ricordava tutto, parlava benissimo. Quindi, incredibilmente, ovviamente, tutte le facoltà cognitive erano intatte. Al punto che i medici hanno detto: Vabbè, curiamo l'infezione, perché c'è un buco di 500 litri di testa, siamo a metà 800. Quindi... superata quella, se è ancora vivo, diciamo, te lo potete riprendere, perché è incredibile, ma è come prima e invece torna al lavoro e non era minimamente come prima, era diventato un bestemmiatore seriale, insultava tutti, non portava a termine nessun compito di quelli chiesti dai suoi superiori e quindi viene emarginato, finisce la sua vita da solo, povero e depresso. Addirittura a un certo punto era nel circo Barnum, perché c'era un occhio da vetro, sto buco in testa, vabbè. Cosa dimostra questo caso? Che in quella vicenda lì, questo proiettile che era diventata quest'asta gli aveva reciso i due mondi, chiamiamoli così, cioè non comunicavano più il lato emotivo e il lato razionale. E proprio perché il lato emotivo non parlava più con il razionale, il razionale non prendeva scelte ottimali, prendeva scelte devastanti. Perché se noi non siamo guidati dalle emozioni, non prendiamo scelte razionali, ottimali, ma prendiamo scelte appunto antisociali. Questo vuol dire che spesso quando noi portiamo a termine un compito non è perché razionalmente ci diciamo che mi conviene farlo piuttosto che è meglio farlo, no, subentrano le emozioni. Quindi tante volte lo portiamo a termine perché vogliamo che il capo ci gratifichi, ma quella è un'emozione, non è diciamo, un calcolo, che lui queste cose non le sentiva più. Quindi quando il capo diceva oh, dentro domani devi fare questa cosa, sì 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 e ciao, okay, perché non era più in grado di sentirle queste cose. Quindi la mente umana e per questo torniamo diciamo ai creduloni eccetera prima di tutto attiva il motore emotivo e delle intuizioni che è sempre acceso che è anche pieno di errori indubbiamente perché è quello che ci fa prendere le decisioni più automatiche che è quello che in sette secondi ci fa etichettare una persona nuova o un concetto nuovo queste si chiamano euristiche cioè scorciatoie cognitive o bias cioè errori cognitivi e quegli errori sono difficili da smontare e non in realtà non si possono smontare facilmente perché siamo umani, non siamo sovrumani. E quindi se noi, come dire, con la carenza di credenze stabili, cominciamo a convincerci di una cosa, quella cosa ci piace, ci cattura, magari anche in soli sette secondi, poi noi diventiamo tifosi di quella cosa. E cambi farci cambiare opinione è difficile, non basta dimostrarci con i numeri o con i dati come fa il fact checking, il debunking ma quando mai, lì addirittura subentra una cosa ulteriore che si chiama effetto ritorno di fiamma e chiudiamo con questo concetto, cioè spesso e volentieri se noi siamo convinti di una cosa di fronte alla prova certa che abbiamo torto ci convinciamo ancora di più che abbiamo ragione, noi diremo ma non è possibile, perché siamo fatti così cioè parte un effetto di rinforzo eh, positivo, diciamo, nelle nostre teste per spegnere il disagio, quindi noi siamo convinti di una cosa: il dato ci dice, mm, no, guarda, che, guarda è, è evidente che è sbagliato. A noi questa cosa ci manda in bestia, ovviamente ci crea un disagio incredibile. E per spegnere quel disagio, nove volte su dieci ci buttiamo sopra con orgoglio, con prepotenza, tutto quello che ci pare, tutta la convinzione possibile che no, abbiamo ragione noi. Ok, vi faccio questo esempio che è preso dalla politica, e per oggi ci fermiamo qua. Obama vince l'elezione per la prima volta nel 2008. Già durante la campagna, ma durante tutti i primi tre anni di presidenza, c'era un movimento capitanato da Trump, tra gli altri, che diceva che Obama era nato in Kenya, non alle Hawaii. E siccome il presidente americano adesso è nat natural born negli USA, diceva che quello era un, un usurpatore di quel posto, ok? A un certo punto nel 2011 il 44% degli elettori credeva a questa cosa e quindi Obama ha cominciato a preoccuparsi. Cioè, questi stanno arrivando a diventare praticamente la maggioranza. Quindi prendo il mio certificato di nascita e lo pubblico in pdf sul sito della Casa Bianca. Così chiudiamo la questione. Ma secondo voi si è chiusa la questione? Eh no, perché se io credo fortemente che tu hai mentito sulla tua luogo di nascita ma come posso credere che tu non abbia artefatto il diavolo di certificato no e quindi parte il ritorno di fiamma quindi lui pubblica il certificato per qualche giorno calano di pochissimo quella percentuale due settimane l'operatale qua prima quindi questo ci dimostra come siamo fatti diciamo, tifosi cerchiamo conferme e così via e questo chiaramente quando le credenze stabili funzionano mh, tutto sommato c'è un ordine e anche diciamo in qualche modo certe verità condivise quando le credenze stabili si frammentano e parte da una maionese impazzita e noi più o meno siamo in uno scenario di maionese impazzita e con questo dobbiamo fare i conti sono le otto per oggi ci fermiamo qua spero che sia stato interessante anche io credo di sì perché sono cose stuzzicanti secondo me ditemi voi bene Domande, cose, curiosità? Poi ci tornerò eh, su questi concetti, però insomma, anche perché sto in uno studio di neuropsichiatria. Non no, casualmente ci siamo trovati con termini e concetti, ma, diciamo, utili anche dal loro punto di vista. E se non c'è altro, buona cena a tutti e ci vediamo giovedì.